Sorella, ti sei messa, è da un'ora che aspettiamo. Questa parte. Pace. Ma il viaggio è dietro di voi? Ma il viaggio non so, non veniva con noi il viaggio. Come non veniva con noi? Doveva venire però non con noi. Ma come non con noi? Non è viaggio. Possiamo chiamare in missione. Non è questo il pulmino nuovo? Non è questo? Sì, questo. Ah, è questo. Giuseppe, mi dai una mano? Mi piace. Ecco che i promotori del comitato per la missione di Biagio Conte, ecco, dato per gli ultimi di Biagio Conte attivo ad Alcamo da alcuni mesi, sta diciamo così inaugurando questo pulmino che è stato acquistato grazie a contributo benefico di tante persone che hanno voluto far sì che venisse dotato di questo nuovo mezzo di trasporto la missione del fratello Biagio Conte. Tutti gli alcamesi. Ecco, arrivato in piazza Ciullo ad Alcamo fratello Biagio Conte, saluti, abbracci. Io credo che questo è un gesto prezioso e sono questi i gesti che dobbiamo fare. Ecco, questa è la vera, il vero Natale, la vera Pasqua, e quando si pensa agli altri, si dona a chi rimane indietro, a chi è più debole, e io credo che ritorna molto bene, ritorna grandemente. E io credo che da questa crisi si può uscire se ognuno fa la sua parte, se ognuno dà una mano. Ecco, possiamo farlo anche se c'è una crisi che vuole scoraggiare, ma questa crisi è perché ancora, ecco, non abbiamo tempo per Dio, non abbiamo tempo per il prossimo. E allora ecco che tutte le cose si complicano, ecco, ed è lì ogni volta questo egoismo, questa indifferenza prende il sopravvento. E poi siamo sempre più tristi, ma quando doniamo siamo sempre più leggeri, siamo sempre più liberi. E allora ecco che donando si riceve, ma dice San Francesco c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Allora ecco che è importante, grazie, perché Alcamo è generosa. Io non sapevo come arrivare, che per ora ho nel cuore di portare il lieto annunzio, di portare la croce della speranza, ma mi avete sganciato, come avete fatto non lo so, ma qua c'è qualcosa, perché Alcamo è veramente generosa. Fratello Biagio, è il primo pulmino che riceve per la missione, vicini. Questo? Ma uno ce l'hanno rubato anche il furgone. Sì, questo non so lo sappiamo se bene, purtroppo l'estate scorsa. Bravo, ce n'è stata questa triste cosa, però io credo che, ecco, il Signore moltiplica i pane e i pesci, veramente. Allora io credo che questa, la missione sono tre, siamo più di 1000 accolti, la situazione non è diminuita, sta aumentando, il disagio aumenta, e questa è una cosa, la povertà è una delle problematiche che ormai non si può dire che non si vede, c'è, ecco, e si tocca con mano, ma più che ecco che vedere e sbracciarsi e darsi da fare. Grazie, vi siamo vicini, vi ricambiamo con la preghiera, di cuore, pace e speranza. Allora, senti, piatto. Ok. Allora, ora facciamo una cosa. Biagio, ferma. No. Sì. Però dovete fare un po' di largo, signori, altrimenti non usciamo più. Allora, ora facciamo così, Biagio qua. Esatto. Noi qua la scritta c'è. Però, Biagio, fermi, la scritta c'è. Siete bravi, guarda, perché è scritto una cosa bella. Biagio, tu qua.
Tutti qua. Ah, ma avete messo una scritta favolosa, pure col verde. Mamma mia. E agli ultimi. Permesso. Permesso. Un attimo, allarga. Viaggio, guarda qua. Ok. Grazie, gentilissimo. Una fatica. Oh, Ferrari. Maria e Giuseppe. Pure. Andiamo un attimino che c'è il sacerdote. E questa è una piccola cappella. Sì, la vado a salutare, Qui siamo all'interno della chiesa della Sacra Famiglia in piazza Ciullo. Fratel Biagio si è fermato a pregare qui all'interno della chiesa. Bravo, apposta. Poi ancora abbiamo un angelo con un cesto dei cuori dei peccatori che offre a Dio. E la Vergine Santa viene incoronata dagli angeli, illuminata dallo Spirito. Guarda, ora ho preso a corto pure il principista, l'adorata. Avete una Sacra Famiglia che è favolosa. Lei non conosceva queste chiese, Oh, già hai detto tutto, già mi bastava, mi volevo capire solo la figura quella che mi hai detto. Questa viene da Palermo. Questa bellissima immagine. Che una signora ha avuto una visione di questa bellissima immagine. Una volta, due volte, tre volte, ma finalmente questa signora si è stancata di avere queste apparizioni. Ha chiamato un pittore, gli ha raccontato come aveva visto la Vergine e lui l'ha dipinta e un sacerdote di allora l'ha portata. Perché c'è, anche c'è San Michelarcangelo, lo Spirito Santo che illumina l'azione di Maria, ecco. Il cielo, gli angeli, ecco. Guardate che c'è un significato. Poi abbiamo il volto di Gesù di 2000 anni fa e allora è la Guardate che Padre Biagio ha ricevuto la grazia proprio da Maria, perché Don Dio ha incaricato Maria. E qui abbiamo il quarto mistero che ha rimesso in piedi. Ora Padre Biagio ha capito. Aspetta che devo andare alla matrice pure, fratello. Sì, al collegio. Questa è la fuga di Gesù, Maria e Gesù. Qui ci sono un fatto mistero. Abbiamo Gesù che prende la morte del Divino, la Vergine Santa che si dà fuori al petto, simbolo il dolore del Signore. Vediamo Gesù alla fede. Poi ancora di San Giovanni.
Allora che cosa gli ha detto la moglie di Bono, che mi ha dato? Dai a testa, non macchiarti del sangue di questo uomo, perché il sangue di questo uomo non c'è, la tratta. E così è. Però ricordiamo bene se noi altri abbiamo l'uno o il 2% di fede cristiana, la Chiesa ci ricorda ancora che il terzo giorno è risuscitato.